Una pompa di calore per l'Università di Pavia. Ebbene sì, oggi facciamo una chiacchierata con Gabriele, uno studente dell'Università di Pavia che si è appena laureato in ingegneria e con il quale abbiamo fatto un percorso di tesi andando a analizzare un edificio per trasformarlo in 100% elettrico. Dopo la sigla ti presenterò Gabriele che andrà a esporre una parte della sua tesi e per capire qual è stato il percorso, quali sono stati poi i risultati ottenuti nel trasformare questo edificio piuttosto datato. E anche tu, se sei un ragazzo giovane che si sta laureando in ingegneria e vuoi affrontare il tema delle pompe di calore, beh, contattami per collaborare insieme. Bene, ciao Gabriele, allora grazie del tuo tempo anche per stare qui e condividere con noi il tuo lavoro e la tua esperienza. Allora abbiamo sviluppato insieme una parte della tesi con l'Università di Pavia e raccontaci un po' di che cosa si tratta, quindi da dove siamo partiti e qual è stato proprio l'oggetto della tesi. Sì, ciao Samuele, grazie per l'introduzione. Allora, la tesi che ho trattato in collaborazione appunto con l'Università di Pavia e grazie anche al tuo aiuto, tratta l'efficientamento energetico e l'installazione di una pompa di calore ad alta temperatura in un edificio universitario. E quindi sono andato a trattare gli argomenti e gli aspetti economici e quindi sono andato a, diciamo, determinare l'analisi costi-benefici di questa installazione. L'edificio di studio che abbiamo trattato appunto è situato a Pavia, in via Forlanini, e come possiamo osservare dalle immagini è un edificio abbastanza datato e con importanti dispersioni attraverso le pareti e attraverso gli infissi, perché appunto non presenta coibentazioni sulle pareti esterne. E possiamo osservare appunto dalla slide alcuni dati importanti della località e anche dell'edificio, tra cui un dato molto importante, il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'edificio che corrisponde a 109.561 kWh all'anno. Attualmente in centrale termica è presente un bruciatore ad aria soffiata e alimentato a gas metano, potenza utile di questo generatore di 260 kW. All'interno dell'edificio sono presenti dei radiatori in ghisa muniti di valvola tradizionale. Per la determinazione della potenza erogata è stato necessario appunto andare all'interno dell'edificio per calcolare le dimensioni di ogni singolo radiatore e andare poi a calcolare la potenza erogata da ogni singolo radiatore. Quindi questi calcoli sono stati fatti grazie formula presente nella slide che mette in relazione un coefficiente di scambio termico K per una differenza di temperatura elevato a un coefficiente esponenziale che dipende dalla forma del radiatore. Quanto detto anticipatamente, diciamo precedentemente, all'interno dell'edificio sono presenti dei serramenti a vetro singolo e ne troviamo di due materiali differenti, che sono il ferro e il legno, e lo stato di conservazione, ahimè, è abbastanza scadente, quindi ci sono perdite molto importanti che ammontano a 11,5 kW. Grazie appunto all'aiuto dell'ingegnere Samuele, siamo andati a determinare e ad analizzare due possibili soluzioni per ridurre le dispersioni attraverso l'edificio, che consistono nella sostituzione dei serramenti e nella coibentazione delle pareti. A sinistra della slide possiamo osservare un elenco di tutti gli infissi presenti nell'edificio e grazie appunto a questo elenco sono andato a determinare la trasmittanza degli infissi con appunto la differenza di temperatura tra ambiente esterno e ambiente interno e la superficie totale. Poi grazie a determinate formule sono andato a calcolare la potenza dispersa per trasmissione attraverso questi infissi. Per quanto riguarda invece la coibentazione delle pareti, il fabbisogno energetico dell'edificio, come detto precedentemente, è di 109.561 kWh all'anno. Analizzando poi
vari materiali per la coibentazione, ho ipotizzato di installare dei pannelli in lana di roccia sulle pareti esterne con le caratteristiche che vediamo in tabella e in sostanza adottando queste due soluzioni, quindi sostituzione dei serramenti e coibentazione delle pareti, il fabbisogno energetico per il riscaldamento si riduce, quindi si passa da 109.561 kWh all'anno a 81.033 kWh all'anno. Prima di andare a definire quale pompa di calore appunto è meglio adottare per questo edificio, è importante che l'energia dispersa dall'edificio, deve essere uguale a quella emessa dall'impianto, sia di emissione, quindi comprendente radiatori, sia dall'impianto di produzione di energia, che in questo caso sono le pompe di calore. Quindi hai seguito una sorta di equilibrio tra l'energia Esatto. dispersa in fase iniziale, quindi lo stato attuale dell'edificio, che però è un gruviera, quindi disperde veramente molto, e da qui allora hai ipotizzato anche degli interventi sia per il cappotto che anche per le superfici trasparenti, quindi la sostituzione degli infissi, e poi sei andato a lavorare invece sulla parte di impianto e di generazione. Esatto, sì. E appunto grazie al tuo consiglio ho potuto identificare la pompa di calore più adatta, che è una pompa di calore aria-acqua. Il valore del COP di questa macchina può arrivare a 5,46 e il refrigerante utilizzato appunto permette di ottenere le massime prestazioni in termini di COP a basse temperature e inoltre è una macchina abbastanza silenziosa grazie al sovrano frigo che è isolato. Il cuore, diciamo, di questa tesi viene raffigurato in questa slide che presenta due soluzioni che abbiamo appunto analizzato insieme, che sono la prima soluzione consiste nella sostituzione degli infissi, nella coibentazione delle pareti e nella sostituzione appunto dell'impianto caldaia con un impianto in pompa di calore. E la seconda soluzione è, come la prima soluzione, soltanto che abbiamo sostituito anche i radiatori attuali con dei radiatori che ci permettessero di erogare una quantità di calore maggiore. E questo poi lo vedremo più avanti nelle slide successive. La prima soluzione, appunto, come possiamo osservare nella slide, consiste nella sostituzione dei serramenti e nella coibentazione. E in questo caso abbiamo ipotizzato di installare tre pompe di calore in cascata. E da quello che emerge nella simulazione, osserviamo che nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo non viene soddisfatta la condizione necessaria introdotta precedentemente. Ciò sta a significare che l'impianto di emissione del calore, quindi i radiatori, non emettono una quantità di calore sufficiente per mantenere il comfort all'interno dell'edificio. Anche se il fabbisogno dell'edificio sarebbe comunque compensato dal generatore. Certo. Perché? Okay. Però i radiatori non riescono a erogare abbastanza energia. Quindi andando ad analizzare la seconda soluzione, abbiamo detto che consiste in una sostituzione dei serramenti, nella coibentazione e nella sostituzione dei radiatori. E come possiamo osservare dall'istogramma, quindi dalla simulazione condotta, in tutti i mesi, quindi in tutti i mesi dell'anno, viene soddisfatta, l'uguaglianza, quindi in blu possiamo osservare l'energia resa dall'impianto e in verde il fabbisogno termico dell'edificio. Quindi soluzione 2 è quella finale. Ok, sì, anche perché la 1 sì, permette un risparmio, ma non riusciresti a riscaldare l'edificio come sarebbe richiesto. Quindi in realtà la pompa di calore Sì. sarebbe accesa, ma non permetterebbe di raggiungere la temperatura desiderata di comfort. Ok, bene. Allora, beh, interessante, insomma, anche perché l'edificio è piuttosto borderline, quindi molto al limite, visto che è molto datato, poi anche l'impianto è vecchio. Però, ecco, mettendo mano a questi sistemi, ammodernizzando il tutto, insomma, è possibile comunque trasformarlo in un edificio completamente elettrico. Bene, grazie Gabriele, grazie anche per, insomma, aver investito il tuo tempo, la voglia, la passione per questi temi che ci sono sempre tanto, tanto cari. Abbiamo visto anche questo aspetto un po' più grande rispetto a quello che siamo abituati di solito
delle case indipendenti, delle villette, però anche gli edifici pubblici sono estremamente interessanti. In bocca al Grazie a te. lupo per il tuo futuro, Gabriele, e come sempre, insomma, ci vediamo al prossimo video. Grazie Ciao, alla mille prossima. Samuele, grazie, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao.